Amici di Golf Television, ben ritrovati da Golf Club Carimate. Marco di Seregno ci dice come andare ad impostare i colpi da 80-90 metri del green. I colpi da 80-90 metri del green sono i colpi più importanti del gioco del golf. Se noi vediamo questi grandissimi giocatori, quando si trovano a quella distanza mettono sempre la palla vicinissima. Loro accettano l'errore del 5%, quindi già se gioco da 100 metri la loro palla deve essere all'interno dei 5 metri, 5 metri lunga, 5 metri corta, 5 metri a destra, 5 metri a sinistra. Per avere ripetitività cosa devo fare? Devo andare a neutralizzare leggermente l'azione delle mani. Noi troppo spesso per fare un colpo così cerchiamo di buttare la palla per aria per cercare di fermarla, ma la palla si ferma perché devo far scivolare la palla sulla faccia del bastone, non perché la butto per aria. Per il momento in cui cerco di buttare la palla per aria ho troppa azione delle mani. Le mani aprono e chiudono la faccia del bastone, sia in termini di inclinazione e quindi di loft del bastone, sia in termini di apertura e chiusura destra e sinistra, e quindi facciamo fatica ad avere il controllo. In un colpo come questo è importante riuscire a mantenere la testa del bastone e la faccia del bastone il più possibile in relazione all'obiettivo, quindi io devo potermi rigirare arrivando con braccio sinistro e bastone sulla stessa linea, mi rigiro cercando di tenere le mani leggermente più ferme in avanti. Più io vado a scaricare completamente le mani, più faccio fatica ad avere il controllo, soprattutto anche nella distanza e della velocità, e così facendo con il rischio di prendere la palla con la lama, fare top e volare il green. Noi dobbiamo avere il controllo della distanza, qui lavoro bene sul trovare la posizione, vado sempre a togliere pressione, vado sempre ad attraversare con le mani che rimangono ferme. Quello che è importante in questa tipologia di colpo è avere sempre le mani comunque rilassate e cercare di sentire che lasciamo scivolare il bastone nell'azione in avanti, rigirandoci, cercando di tenere i polsi leggermente più fermi. Noi dobbiamo riuscire a controllare bene l'ampiezza del gesto, quindi mi metto bene davanti a palla, appoggio il peso poco poco a sinistra e vado a giocare. Ho fatto un ottimo colpo, le mani sono state ferme, ho avuto un buon impatto, faccio appena appena palla zolla, ma la zolla viene automatica dalla rotazione del corpo in avanti. Regole di etichetta, rimetto a posto la zolla, vi aspetto alla prossima puntata.